Insomma, è passato. Allora, bella raga, praticamente è passato più di un anno quando feci quel video, che ho avuto tipo 3.000 visualizzazioni e cose del genere, Dio, non riesco più a inquadrarmi. E da come ci si può rendere conto alla maglia è dal titolo, farò una specie di remake di un video che ha avuto abbastanza successo, per l'appunto che è quello della mia esperienza in palestra come ectomorfo, quindi la mia evoluzione. E come dire, allenamento, alimentazione. Poi vabbè, per quanto riguarda l'allenamento più nello specifico, ho fatto anche dei video a cui ammetto che ero un po' di merda, però li ho fatti, quindi se vi interessa ve li lascio, non lo so, o comunque sono visibili perché hanno comunque la stessa playlist. E dunque, perché ho messo questa maglia? Perché come l'altra volta vorrei vedere se effettivamente in un anno è cambiato qualcosa col metodo allenamento, che vado ad aggiornare perché questo è per appunto un remake. Quindi spero che vada bene. Allora, a condizione fisica come sto? Non so come farlo vedere. Cioè, penso di essere. Cioè, sicuramente sono ingrassato. Non credo di poter alzare la maglietta, però chissà che succede. Voi come vedete? Boh. Allora, come è modificato, come si è modificato il mio allenamento? Non è più come al tempo. Prima diciamo che era più confusionario, adesso ho preferito, non perché me l'abbia imposto qualcuno, ma perché l'ho deciso io, ho modificato più o meno l'allenamento settimanale e l'ho meglio gestito secondo me. Perché vado sempre 3 volte. Se capita anche 4, però diciamo che la maggior parte delle volte ne vado 3. In queste 3 volte mi sono divisi i gruppi muscolari, quindi praticamente ne faccio 2 a botta, più ovviamente qualcosina in più. Questi 2 a botta riguardano che il lunedì, o se di solito vado lunedì, mercoledì, venerdì, poche volte vado martedì, giovedì, sabato. Il lunedì, andando comunque sempre, io vado di mattina perché mi trovo meglio, poi non so se da questo punto di vista è meglio andare la sera o la mattina. Ho letto parecchie cose che dicevano più la mattina. E per l'appunto vado la mattina verso le 9, anche 8:30, e faccio un allenamento di circa 1 ora e mezza/2. In questo allenamento faccio per appunto 3 giorni. Questi 3 giorni spalmo i gruppi muscolari, che sono: il primo giorno faccio bicipiti, tricipiti in maniera seria, più un po' di cardio. Non che faccia così tanto, faccio 3-5 minuti, giusto per togliermi un po' la pesantezza del lunedì, sai com'è, dopo la domenica. Poi per quanto riguarda invece il mercoledì è petto, più credo siano addominali, e invece il venerdì sono spalle più gambe. Io li divido più o meno così. Poi questo non significa che bicipiti e tricipiti non vada comunque a riscaldare in qualche modo anche nei successivi giorni. Un riscaldamento più o meno, diciamo, lo faccio sempre di bicipiti e tricipiti, e si va anche di spalle, di petto, quelli più o meno il riscaldo, ma non è un vero allenamento. Quindi questa più o meno è la mia divisione a livello di giorni. E quanti esercizi faccio? Ne faccio praticamente, per quanto riguarda il gruppo muscolare principale, sempre 3/4 esercizi sulla base di 10 ripetizioni per 4 serie. Quindi diciamo che faccio così più o meno per tutti i gruppi muscolari, ovviamente quelli seri. Se poi vado a fare un semplice riscaldamento, ne faccio giusto una serie così e via. Poi, di cosa possiamo parlare? Questo è per quanto riguarda il mio allenamento. Se cercate per appunto le cose più specifiche, ripeto, le ho dette maggiormente nei video indicati, per che non mi sta cagando nessuno però, degli esercizi che ho chiamato, praticamente l'ho chiamata quella playlist, che sono 2 video, vabbè, l'ho chiamata un giorno in palestra, a day of training, una cosa del genere, un giorno di allenamento, insomma, se volete andate a recuperarvela. Poi per quanto riguarda il secondo passo è quello dell'alimentazione. Allora, diciamo che anche se spesso tendo a trasgredire, diciamo che io avrei comunque eliminato i salumi pesanti, quindi non mangio l'ungherese, salame ungherese, il salame non ne mangio, mangio soprattutto cotto e tacchino, cose del genere. Ho eliminato quasi del tutto le bibite gassate, ho eliminato i dolci quasi del tutto, anche se con le feste che arrivano, proprio il mio compleanno, e vi porterò magari un video dei miei regali. I dolci cerco per l'appunto di eliminarli o comunque limitarli, e niente, quindi questi qua sono i 3 fattori che sto portando avanti. Più qualcos'altro,
maschile. Credo che siano questi i tre fattori principali, anche se dovrei cercare di limitare anche un po' i carboidrati di pasta, ma là è più difficile. E poi che cosa mangio? Allora, diciamo che tendo comunque a mangiare i giorni dell'allenamento delle barrette proteiche perché danno una spinta in più, ma sono facilmente sostituibili comunque con della frutta, poi cerco di bere comunque tanta acqua e di prediligere la carne, quindi cerco di mangiare la carne la sera e più o meno la mangiamo sempre, sia che sia panino con salume o comunque carne vera e propria. La pizza soltanto il sabato tipo e poi cerco di variare comunque il tipo di pasta che mangio, comunque la mangio tipo ogni giorno, a pranzo ovviamente la pasta. Poi vabbè l'insalata e cose del genere. Non vado più nello specifico perché non me lo ricordo, comunque grosso modo diciamo che è così. Oddio, beh però si vede che sono... poi che altri consigli posso dare? Da quanti anni che sto andando in palestra? Allora, se l'anno scorso erano tipo... Fra poco ne faccio due, forse? Potrebbe essere. Fra poco ne faccio due? Sì, fra poco forse ne faccio due. Fra poco fa 2 anni di palestra, cazzo. 2 anni di palestra. Quindi, niente. Questo è come ho aggiornato, diciamo, il mio tipo di allenamento. L'alimentazione più o meno è sempre la stessa, tranne queste piccole rinunce, modifiche che ho fatto. Ma diciamo che non è che vado là proprio molto scialla da quel punto di vista. E per quanto riguarda l'allenamento, vi ho detto più o meno come, appunto, come lo gestisco. E questa è per la mia esperienza, diciamo, di 2 anni che volevo dare. Era un semplice, diciamo, aggiornamento. Ci tenevo comunque a farlo perché dovevo portare altri video, ma non mi venivano in mente. Quindi ho preferito fare questo aggiornamento prima del compimento dei miei 22 anni, anche per fare, come dire, una crescita annuale. Boh, mi è venuta questa idea. E non ho niente da aggiungere. Ah, comunque tengo a ripetere che quello che dico ovviamente sono assolutamente mie idee, non dovete replicarle, servono soltanto come dire, un ragionamento in più, uno spunto. E per appunto i commenti mi piacciono quando sono, come dire, utili, ecco, non critiche. Non critiche decostruttive. Comunque questa diciamo che è la situazione. E basta, non dovrei aggiungere niente. Ah, ecco, quello che penso sugli integratori. Ho modificato la mia idea, nel senso, prima diciamo che l'integratore per me era qualcosa di assolutamente disgustoso, non dovevo prenderlo. E l'integrazione, secondo me, non è inutile, nel senso, io non la vado a fare perché comunque ha un costo, è gratuito, e quindi non è assolutamente qualcosa, di malvagio, ma viene fatta quando tu vuoi arrivare a un fisico superiore. Quindi io sono dell'idea che se vuoi soltanto stare bene con te stesso e allenarti, che è quello che faccio io, oltre ovviamente perché mi scarica anche un pochettino, integro qualche volta qualche pugno a box, così a caso, e più le partite a pallone, vabbè. Comunque se lo fate soltanto per divertimento, per stare bene con voi stessi e come sfogo, non credo ci sia bisogno di andarsi a integrare con cose che per appunto, come dire, aumentano, danno di più di quello che ti può dare il cibo. Quindi serve per diventare ancora più grossi. Però sono assolutamente contro il doping, tipo non so quelli che perché si dopano quando non fanno nemmeno le gare, cioè, nelle gare per forza devi farlo perché lo fanno tutti, quindi. E comunque questa qui è la mia situazione tectomorfo, mi sento meglio, certo, io nella mia testa mi vedo sempre magro, ma è normale perché l'ectomorfo è qui, l'ectomorfo è qui, e vi ripeto sempre che questi tipi di questi tre tipi di somatipi, quindi di fisico, non sono sempre standard, ognuno ha una caratteristica propria, queste cose qui. Quindi questo è il remake che volevo fare, spero possa aiutare, servire, piacere a qualcuno. Noi ci si becca a un prossimo video, spero di avervi detto tutto, ma credo di sì. Bella.